anche in un piccolo comune, pur conoscendo ogni singolo abitante, conoscendo quelle che possono essere le sue idee, credo come sindaco e come amministrazione sia importante sapere attraverso un voto gli intendimenti della popolazione su scelte importanti che un sindaco e un'amministrazione non possono assumere da soli. Abbiamo colto l'occasione del referendum nazionale del 4 dicembre per indire come Consiglio Comunale due referendum consultivi che si sono tenuti a Berceto, che poi è stato l'unico comune della provincia di Parma a farlo. Come del resto eravamo stati l'unico comune a fare il referendum nel 2013 che riguardavano le unioni dei comuni e riguardavano la gestione del sistema idrico che ritenevamo importante e opportuno che fosse e che tornasse a capo del comune di Berceto come gestione. I due referendum del 4 dicembre consultivi riguardavano la raccolta dei rifiuti e la fusione dei comuni. Per quello che riguarda la raccolta dei rifiuti, il quesito che veniva posto agli elettori del comune di Berceto era se desideravano che questo servizio continuasse a essere svolto dal comune di Berceto o invece si aderisse, come del resto è obbligatorio, sia attraverso delle normative dell'Unione Europea che del Governo e della Regione, a un ambito stabilito da Atersir, che per quello che riguarda il comune di Berceto vuol dire tutta la provincia, escluso il comune di Fidenza. Quindi un ambito molto ampio dove la gara d'appalto viene stabilita da Atersir. Noi riteniamo queste cose sbagliate perché la Costituzione dice che sono servizi che deve svolgere l'amministrazione comunale. Deve svolgere l'amministrazione comunale perché può essere sottoposta al giudizio degli elettori. Mi hai dato un buon servizio, l'hai fatto pagare il giusto, e allora ti voto perché ti ritengo responsabile, giustamente, come sindaco e come amministrazione di questo servizio. Mi hai dato un cattivo servizio, me l'hai fatto pagare molto e quindi io come cittadino utente non ti voto. Questo non può succedere in un ambito così vasto, una gara che avrà un importo addirittura per 15 anni di 5 miliardi. Il comune di Berceto, il cittadino di Berceto, non avrà nessuna influenza e l'amministratore delegato, probabilmente di un SPA, non risponde ai cittadini ma risponde agli azionisti. Io ho sempre condotto una battaglia contro i carrozzoni pubblici perché peggiorano il servizio e accrescono i costi. E credo che sia giusto che un sindaco lotti come gli è possibile per evitare dei furti ai propri concittadini, come è già successo in passato quando la raccolta dei rifiuti era fatta dalla comunità montana che ha fatto delle sovraffatturazioni per il comune di Berceto del 35% e abbiamo una causa in corso in cui chiediamo circa 1 milione di euro di danni. I cittadini di Berceto sono andati a votare questi referendum comunali, questo quesito sui rifiuti nella percentuale del 52,19% e il 15,37% si è dichiarato favorevole all'Atersir, invece in maniera schiacciante l'84,63% si è dichiarato favorevole che questo servizio lo svolga il Comune. L'altro quesito era di chiedere ai cittadini se desideravano che il comune iniziasse a svolgere un'attività preliminare per arrivare a fondersi fra i comuni, perché
molto probabilmente, come tanti propongono, diventare una frazione del comune di Borgo Taro. Noi non siamo favorevoli, riteniamo che la democrazia si esplichi soprattutto dal basso, mantenendo i singoli comuni, sapendo che mettendo insieme diversi comuni si tolgono dei servizi ai cittadini e non si riducono certamente i costi. Abbiamo fatto un referendum preliminare perché solitamente i consigli comunali votano le fusioni senza sentire i cittadini e poi c'è un referendum che è obbligatorio per le fusioni in cui i cittadini si esprimono se sono favorevoli o contrari. Però c'è un inghippo. Se il comune più grosso, più grande, i suoi cittadini si esprimono favorevolmente alla fusione dei comuni, si annettono in pratica il comune più piccolo, anche se i cittadini sono contrari alla fusione dei comuni. Quindi io credo che sia giusto che il Consiglio Comunale sappia che i cittadini del comune di Berceto sono contrari alla fusione dei comuni. Infatti hanno votato per la fusione il 21,62% e si sono invece dichiarati contrari il 78,38%. Sappiamo che l'attuale momento politico porta a non interessarsi assolutamente dei pareri, delle idee, dei voti dei cittadini e infatti potremmo essere obbligati sia a gestire i rifiuti ad Atersir che a fonderci con altri comuni. Noi lo riteniamo un grave errore e come sindaco, con questi risultati, con la forza che mi dà il parere espresso, il voto espresso dagli elettori del Comune di Berceto, farò di tutto perché queste decisioni degli elettori di Berceto siano rispettate e quindi faremo di tutto per continuare a gestire i rifiuti come comune e faremo di tutto per rimanere autonomi come comune. E quindi c'è questa forza che viene data perché io sono consapevole che un amministratore senza le persone, senza la gente, non ha nessun valore. Se ha le persone, se ha gli elettori, ha un valore importante che deve riuscire a far rispettare. Ci siamo riusciti con l'acqua, ci riusciremo anche con i rifiuti e anche con l'autonomia del comune. Del resto la Costituzione, per fortuna rimasta, ci dà ragione.